Buon pomeriggio a tutti! Come state? Come state? Bentornati, bentornati. Qui sugli Stitch, scusate, giustamente mi ero dimenticato di togliermi la cuffia, quindi io mi risentivo. Come state? Come state? Qui tutto bene, tutto bene. Sono contento, finalmente, che non sia più... che sia venerdì, che non sia più... insomma, che sia già cominciato il weekend. Adesso è tutto in discesa. Dai, è tutto in discesa fino a lunedì. Anche il microfono è in discesa libera, in caduta libera. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Venerdì è sinonimo di One Piece, come vi ho scritto. Siamo qua per leggere il capitolo. Oggi Oda criminale, ecco la intro. Come criminale con la cover. Un po' di musichina, va? Vediamo un attimo. Allora, mettiamo un po' di musichina da questa. Vediamo questa com'è. Questa è una pubblicità. Ecco. Meglio. Ok. Dovrebbe sentire abbastanza bene. Oggi ho da criminale con questa cover perché abbiamo un piedino sì, un piedino no. Abbiamo un Sanji nelle nuvole, è un Ruffy nelle nuvole, un Sanji che colpisce quasi praticamente in primo piano, quasi in 3D, quasi come se sfondasse lo schermo. Abbiamo... non ho capito bene, il contesto di queste scene. Alcuni stanno oscillando, altri invece come Jinbe è sull'attenti. Qui c'è un Franky che voi non vedete che ha la faccia furbina. Da notare una cosa, un accostamento interessante. Intanto ho i pantaloncini di Nami. E poi soprattutto quanto loro due... Vabbè, sembrano entrambi al tramonto, però quanto lo schema di colori sia simile tra Nico Robin e Zoro. Sapete che c'è questa ship che prosegue, che va avanti, e Oda getta benzina sul fuoco, a quanto pare. E qui un Luffy splendido nel cielo. Ok, non... kill two... qualcosa... with one kick. Immagino, one shot, cose del genere. Ne qui the poi ci sono altre scritte, mi sa. Insomma, meravigliosa questa Nami, così, quante coccole. Chiamano coccole adesso. Insomma, comunque, capitolo 1076, vecchi amici, old friends, quindi ci eravamo lasciati l'ultima volta con i due vecchi nemici. Vecchi e nuovi, diciamo, vecchi e rinnovati nemici, che sono Lucci e Capu, che sono stati colpiti e ammanettati, che provavano a chiedere di essere liberati per combattere contro i serafini che stavano venendo contro. Abbiamo piccola grande York, che è stata pietrificata dalla piccola Hancock, e poi abbiamo Pythagoras che diciamo, ha perso il corpo ed è rimasta semplicemente la testa. E questo è quanto. Si erano divisi gli Straw Hats e adesso vedremo, staremo a vedere. Kal El Sipario, sulla saga di Wano, i nuovi quattro imperatori si mostrano nel volume 105, in vendita dal 3 marzo. Celebriamo con una cover a colori 105 che devo sicuramente ancora acquistare. Anche perché non è ancora uscito. Quindi, allora direi di cominciare, bandire le ciance e partire. Dubito che se ora vi liberassimo, poi vi fareste ammanettare di nuovo, dice Zoro. Te l'assicuro, quando sarà tutto finito, unirando le forze, ci faremo catturare senza problemi. Dici? Perfetto, allora! Scherzi! È ovvio che mente! Fium!
Io sono Francesco Virgolini. Pium. Si lancia con un piede, quindi neanche con la spada. E taglia a metà. Ah? Quello è il potere del frutto Lama Lama. Oddio, no. Cioè, il serafino di Myok col potere della Malama è inarrestabile. Gli ha veramente dato il miglior potere possibile per le abilità che hanno. Mamma mia. Veramente designed to be the very best. Infatti, cioè il potere si vede. Vedi, Roronoa, siamo solo d'intralcio. Non serve a nulla fare così. Ehi, CP0! Ricordatemi la vostra missione. Uccidere tutti e sette i Vegapunk. E glielo dici pure? Immaginavo. Immagino valga lo stesso per Stussy, dato che vi ha traditi. Certo, non avrò pietà. Vuoi proprio convincerla a liberarci? Oh. È la voce di Nami. Questi quattro stanno creando casini ovunque. Ah, forse era... Non era un... Ah, ma era un... Ah. Probabilmente. Quanta gente dobbiamo proteggere oltre ai sette Vegapunk? Ehi, caschetto. Le chiavi delle manette. Mi affido al vostro giudizio. Vi prego, proteggete Stella. Ora fermeremo assieme questi quattro. Contro di me non potete vincere. Quindi non azzardatevi a toccare i Vegapunk e i miei amici. È chiaro? Madonna, Rufy! Quanto sei figo. Idiota. Li stai solo provocando. Questo è ovvio. Perché la testa che voglio è la tua, cappello di paglia. Soltanto dopo toccherà agli altri. Ha boccato? Intanto, il frutto pad pad. Blu. Ursus. Manette sono saltate. Shock! Esplosione enorme. Gear fort! Gum gum! Perdonami, Bonnie. Ah, perché colpisce... Carino. Carino, Luffy, che si ricorda di dell'episodio precedente. Kongan Ryokugan. Rankyaku Hakurai. Taglio dell'orco del purgatorio. Ok, colpiti e schiantati. Ma... non sconfitti, probabilmente. Ok, pausetta. Laboratorio di ricerca interno. Ho fame. Sono passati 2 mesi senza avere del cibo decente. Riusciremo ad uscire? Moriremo qui. Intelligence del governo. CP7, CP8 e agenti del CP5. 2 mesi fa siamo salpati dopo l'ispezione di Egghead. I Sea Beast Weapon ci hanno attaccato e riportati sull'isola. Tutti i Cyberpol che sono venuti a cercarci hanno fatto la nostra stessa fine. Ero convinto che ci fosse lei dietro a tutto. Le devo delle scuse. Dottor Vegapunk. Mi spiace. Non ne sapevo nulla. È successo tutto senza che me ne accorgessi. Ecco perché era sparito. È stato catturato da qualcuno. Che è sull'isola da un paio di mesi. Che guaio. Non riesco a capire. Come ha fatto il governo a scoprire che stavo studiando i Pony Grief? La flotta è sappata con successo dalla base del G9. Abbiamo più di 100 navi in rotta verso Egghead. Ricevuto. Nuovo mondo, su una certa isola. Vediamo un po'. Questa sembra Erbaf, probabilmente. Bar di un piccolo porto. Non riconosco le polene. Anch'io, anch'io! Voglio venire anch'io! Non porterò per i mari una testa calda come te. Uffa! È meglio se rinunci o i nostri capitani si offenderanno. Ma ammiro così tanto il capo. Questo non è un flashback, questo è attuale. Questo sembra un lupo, questo sembra un orso. Questo è ovviamente una citazione, un'autocitazione a Ruffy, chiaramente. Ok. Boss, il moccioso ci sta attaccando. Sta proprio cercando rogne. Che si fa? Sembra che dobbiamo combattere.
Che pessimo tempismo. E pensare che stavamo per andarcene. Bah. Chi è? Bartolomeo? No, forse no. Scusatemi per il ritardo. È normale quando ritrovi vecchi amici creduti morti da tempo. I nemici saranno furiosi con te per l'attesa. Ah, credi davvero che ce l'abbiano? Solo con lui, Beck? Salpiamo. E poi che si fa, capo? Stai andando a combattere, Shanks? Di certo non combatterò qui. Oh, è fantastico. Rischieremmo di danneggiare l'isola. Dori, Brogi, ci darete una mano? Oh, Dori e Brogi. Veramente vecchi amici. Che meraviglia. Che bello. Oh, con Noi McCarthy anche. Cav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 
cosa. Hai un messaggio per Kid? Digli così. Eccoci, Shanks. Questa è Elbaf, un paese di orgogliosissimi guerrieri. Tra l'altro ci sono le... c'è l'erba che è grossa, vedi? Grossa quanto il piede di Shanks. È tutto grosso. Digli così. Può scegliere se darmi la copia del suo Rod Ponygriff o combattere con me. Vabbè. Nuovo mondo, Warland, Elbaf. Sia le navi sulla riva che quelle rimaste indietro. Sono tutte alleate del rosso. Oltre che fedeli all'imperatore, sembrano anche dei pezzi grossi. Gli fa male il braccio mancante. L'ultima volta non c'è stata storia. Si sono presi il tuo braccio prima ancora che arrivassi al rosso. Che arrivassimo al rosso. Quindi non è stato lui, è stato qualcun altro. Madonna. Stavolta un braccio non basterà. Fate largo al boss. Boss! Boss, Pac-Man, quanto tempo! Ecco la nostra tassa per la protezione. Ecco la nostra tassa per la protezione! Non la voglio. Punteranno la tua vita. Che casino di dialoghi, ok. Allora, un braccio non basterà, punteranno la tua vita. Sempre che riescono a battermi. Due audaci guerrieri si scontrano. La pubblicazione sarà sospesa per il prossimo numero. Riprenderà, One Piece riprenderà col numero 15 di Weekly Shonen Jump. Madò. Che bellezza, ragazzi. Scusate. Che bellezza. Come sempre, One Piece è un misto di... Guarda, livelli, Dori e Brogi. È un misto di nostalgia, figaggine, testosterone anche. Wow, meraviglia. C'è da capire chi è questo tizio che ha ingabbiato Vegapunk. Vegapunk pensa, cioè... allora, la regia è impostata così, poi magari non lo so, però la regia è impostata in un certo modo. Qui si parla di qualcuno che ha ingabbiato questi agenti del CPI, ok. Allora, sicuramente è qualcuno dei satelliti, perché di fatto comunque è un ordine dei Sea Beast Weapon e quindi... Sicuramente è qualcuno che controlla il Sea Beast Weapon. A meno che non ci sia appunto qualcuno che non abbia un potere, il potere di controllarli in qualche modo. Non lo so, però diciamo il rasoio di Occam spesso ci prende, quindi direi che probabilmente è uno dei satelliti di Vegapunk. A questo punto direi, facendo un'associazione sempre per il rasoio di Occam, che è Lilith, perché l'abbiamo vista con i Sea Beast Weapon. Però, questa è veramente la definizione più semplicistica. Potrebbe tranquillamente essere chiunque dei sei, veramente. Anche Shaka volendo. Però, insomma. E poi, appunto, la regia suggerisce, considerando appunto che Vegapunk appunto è mostrato, ingabbiato, mi dispiace, è successo tutto senza che me ne accorgessi. E quindi il pensiero continua e dice, che guaio,
non riesco a capire come ha fatto il governo a scoprire che stavo studiando i ponigriff. Quindi ci fa più forse intendere che è stato catturato e messo lì nella gabbia per questo motivo qui, e che la persona che l'abbia messo nella gabbia l'abbia messo lì appunto perché è stato il governo ad ordinarglielo a seguito appunto della loro scoperta del fatto che Vegapunk stava studiando i Poneglyph. Quindi vuol dire che uno dei satelliti è traditore per il governo. Capito? Quindi magari non è una faccenda personale del tipo, ah bastardo, tu dai sempre la fetta di torta più grande agli altri piuttosto che a me. Sembra proprio un tradimento per il governo, insomma, sostanzialmente. Cioè, a favore del governo. E qui ovviamente poi appunto dicono, la flotta è salpata con successo, abbiamo più di 100 navi in rotta verso Egghead. E con il capitolo di ormai 2 settimane fa. Abbiamo visto che Morgans controlla l'informazione, ha dato la notizia che l'imperatore ha dichiarato guerra al governo rapendo Vegapunk, quindi insomma si preannuncia un bello scontro. Qui abbiamo quindi le due navi, probabilmente quella di OM Carsey, non so, insomma una di OM Carsey e l'altra di... Oddio, no, qui vedo un'altra nave gigante qua. Quindi forse questa è la nave dei giganti. Queste non lo so, queste non sembrano grandissime. Queste sembrano grosse quanto la locanda. Bello come sia tutto in prospettiva. Sì, vedete, qui sembrano piccolissimi. Che è proprio tutto grande in questa in quest'isola. Abbiamo visto, ci hanno mostrato anche l'erba proprio. Quindi, qui la citazione è proprio Shanks che ispira i bambini. Quindi, è proprio una cosa di. Ha un suo vizio sostanzialmente. Molto bella, mi piace tantissimo come cosa. Qui, vabbè, loro che combattono. Ovviamente, i serafini non saranno mai sconfitti dopo questi due colpi. Altrimenti sarebbe una grossa delusione. Non c'è nient'altro da dire in realtà. Questi soliti funny moments molto molto divertenti che mi prendono sempre. Qui è Shaka ovviamente che si informa su quali potrebbero essere gli obiettivi per prendere eventualmente delle contromisure. Leggiamolo un attimo in inglese, vediamo un po', poi vediamo i meme e poi direi che ci siamo di già, mi sa, perché non c'è tanto altro da dire. Allora, intanto vediamo Vegapunk sulla copertina dei Weekly Shonen Jump, e questa non è una cosa da poco, secondo me. A chi sciopero, vabbè, tanto. Dopo il final screening di Red, abbiamo fatto un barbecue con tutti i membri più importanti dello staff. E mi sarebbe piaciuto condividere la carne con tutti. Quindi questi sono veramente altri indizi, volendo, che ci fanno intendere che forse il desiderio di Luffy è proprio quello. Di creare un mondo in cui tutti mangino veramente a dismisura, senza preoccupazione, senza pensieri. Bello, lui è il frutto Dice Dice, quindi la Malama, meraviglia, veramente un'arma da guerra non indifferente. Considerando che Mihawk riusciva a infliggere i grossi danni anche sì, con il coltellino al collo, qui siamo veramente su un altro livello. Qui
comincio ad essere stanchello. What was your mission? Eliminating all seven Vegapunks. And I take it, presumo, you want less to see off the hook given happy trial. That's right. I won't show mercy. Are you trying to convince them not to save us? Stai cercando di convincerli a non liberarci, forse? Quella era Nami. Vabbè. Ah, glieli lancia proprio, ok. When those four guys are out of the way, and you realize you can't beat me, you won't be a sore loser. Ah, bellissima, ancora più minacciosa. Quando quei quattro tizi si saranno levati dalle scatole, e voi realizzerete che non potete in nessun modo battermi, non provate, you won't be a sore loser. Cioè, non provate insomma, andare comunque contro di noi e attaccare appunto i miei amici e i Vegapunk. Dice, you're the top priority on my hit list, you straw-hatted bastard. Bastardo dal cappello di paglia. I won't go out of order, but your friends won't outlive you for long. Quindi dice sostanzialmente andrò a uccidere te e poi ucciderò anche gli altri. Tanto Kaku qui non si è trasformato neanche. Andiamo a questo passo. Need food. I wonder if we'll ever be allowed to leave. Are we gonna die here? 2 months back, when we were meant to set sail, after an inspection of Egghead, those weaponized sea beasts attacked us, and we were brought back to the island. Then all the other agents that came to look into our disappearance meet the same fate too. Ok, vabbè, questo era uguale. So I figured it out, you were the one behind it all, Dr. Vegapunk. Sorry, I'm afraid I had no idea to think this was happening on ahead right under my nose. How troubling. This whole affair has been baffling me from the start. Word leaking to the government about our research into the Poneglyph should have been impossible. Quindi comunque lo ricollega a quello. E qui vabbè dice tutti all heading to for Egghead. A bar at a small port. Take me with you, take me with you, take me, come on. Don't be dumb, there's no way. Bring a hot-headed kid like you. Ok, non è cambiato per niente, quindi. Why don't you give it up? You make all the other captain jealous. Ok, no way I really look up to the chief. Qui è proprio lui il capitano della mega flottona. Boss. That bastard's actually attacking us. So far they've just been scrapping with our youngsters, but what you wanna do? Seems like it will turn into a full-on battle. Quindi una bella guerrona grossa. I don't know whether you would call this good or bad timing, but we were just about to set off. Dice, peccato, noi stavamo per andarcene, questo però mi toccherà ammazzarlo. Guess I lost track of time, catching up with everyone. Can't be helped when you suddenly come across old friends you thought they were dead. Ah, pensavo fossero morti. Ok. The enemy is gonna be pissed at you. Vabbè, Cristo, vabbè. You can talk back. Do you really think he's the only one they're mad at? Ah, quindi è stato Beckman a staccargli il braccio. Non puoi parlare, Beckman. Pensi veramente che lui sia. Che Shanks sia l'unico a prendersi le ire di quel tizio?
Come per dire, anche tu immagino che sarai odiato da quel tizio, visto che sei stato te a staccargli il braccio. Immagino che possa essere intesa così. Let's set sail. So we're really doing this, chief. You're going out there to fight, Shanks. I will never let this island become a war zone. Oh, he's so dreamy. I don't want to cause any major trouble here. Hey, Dory Broggy, can you lend me a hand? Ah, sure, brother, I don't mind. Yeah, let's do it, Red Air. Before that, can you check something for me, Rockstar? Have you a message for Captain Kidd? Yeah, tell him. He has a choice. He can either hand over his Lord Ponygriff rubbings and scrum, or he can risk fighting me. Quindi proprio non gliene importa più niente. A Shanks ha detto che vuole i Road Ponygriff e si prenderà i Road Ponygriff. Incredibile. Warland Elbaf, New World. Those ship at the horizon are all this. Are all his. Quindi sono tutte sue. Including the ones lagging behind. Tra l'altro, che cacchio di albero o roccia è questo qui gigante? Vabbè. Tra l'altro qui ho visto prima, non l'ho ripetuto, ma qui c'è, sono dei mirtilli giganti, quindi è proprio tutto gigante. Loro sono gli alleati del rosso. Every one of them seems like a big shot, sembrano tutti tosti. And they are all sworn to the Emperor. Sono tutti devoti all'imperatore. Last time it was completely one-sided. They took your arm before we even got a glimpse of Red Hair himself. They won't settle for an arm this time. They will take your life instead. Tra l'altro, loro li ho già visti, non mi ricordo dove. Però sono i due capitani, probabilmente, delle due navi. Quindi l'orso e il lupo, probabilmente. Make way, the chief is coming through. Chief, I'm so glad to see you, chief. You too, Batman. I feel like we totally owe you protection money. Cioè, mi sento talmente sicuro che dovremmo darti i soldi per la protezione. No, non facciamo quello. We don't do that. E lei, ovviamente, lui dice: soltanto se perdo, soltanto se riusciranno a sconfiggermi. Guarda che meraviglia qua. Che meraviglia. Wow. Scusate per le pronunce un po' così, scusate se vi piace, però ho la lingua, cioè ho una roba in bocca, ve l'ho detta ieri, quindi. This is some big dick Yonku energy right here. Sì, veramente, sì. It's Aki time. Kid when the Ark ends. Veramente, sì. Probabilmente. Alright, we can call it a draw. Mamma mia, Dory Brogy. Oimo a Carsi. Grande, sono tornati. Non vedo l'ora di vedere le reaction di Sommo Buta e del re. Non ci sono altre immagini, sono solo chiacchiere, forse serie, forse interessanti, non ci sono meme. Oggi ci sono anche pochi meme, oggi veramente c'è poca roba di tutto. Ragazzi, io vi direi di concludere qua. Ho fatto 38 minuti, però non è tantissimo. Ma non c'è altro da dire, poi ve l'ho detto, mi sento male in bocca, sicché insomma devo andare anche un po' a spruzzarmi tipo roba per le afte. Non so neanche se è un'afta, però insomma mi fa parecchio male. Mi fa salivare più che altro, capito? Quindi riesco anche, cioè sbiascico un po', quindi mi spiace. Quindi ragazzi, noi ci vediamo a questo punto lunedì con, che caspita c'era lunedì? The Binding of Isaac? Cosa che c'era? Cosa abbiamo fatto lunedì questo? Sì, abbiamo fatto Isaac, Hogwarts, pausa, Hogwarts, sì, quindi Isaac. Quindi ci vediamo lunedì con The Binding of Isaac, va bene? Vediamo se c'è qualcuno a cui fare ride, anche se non c'è nessuno, ma insomma.
Vabbè. Noi ci sentiamo, ci vediamo lunedì. Mi raccomando, passate un bel weekend e soprattutto, mi raccomando, leggete One Piece. Ok? Ciao belli.